La corrente elettrica che scorre in un filo metallico è causata dalla differenza di potenziale applicata agli estremi, esattamente come la corrente di un liquido che scorre da un punto a un altro di un circuito idraulico è causata da un dislivello e la corrente scorre nel verso che va dal livello più alto al livello più basso, come anche qua dal potenziale più alto al potenziale più basso. Qui le particelle che scorrono sono molecole d'acqua. In un filo metallico sono portatori di carica convenzionalmente positivi, immaginari, mentre in realtà sappiamo che sono gli elettroni di conduzione che vanno nel verso contrario. Per completare l'analogia tra la corrente elettrica e la corrente di un liquido, possiamo anche pensare ai fenomeni termici, in cui c'è un flusso di calore che scorre per esempio all'interno di un'asta di metallo per colpa di una differenza di temperatura. In questo caso la causa è il gradiente termico, cioè il dislivello di temperatura, e l'effetto è una corrente di calore, come se il calore fosse un fluido, il fluido calorico che si pensava una volta, che scorre appunto all'interno dei corpi. L'analogia fra l'elettricità e l'idraulica è spiegata qua.